Queste cose io le ho scritte, le ho dette, ho cominciato a scriverlo nel 2000, 11 anni fa, con una serie di interventi che hanno caratterizzato il mio operare e che si sono concretamente realizzati in questa sede, dove ho avuto la fortuna e il privilegio di essere il presidente, nella loro concreta attuazione pratica. Il terzo pilastro, il no profit, motore del nuovo welfare, è la summa di questo pensiero. La formula di cui parla Cameron è l'attuazione pratica, concreta, la possibilità che si può veramente fare, perché finché lo dice il professor Emanuele, che è un professore di scienza della finanza, il che ovviamente è il teorico di un pensiero, ma non è in grado, seppur con l'impegno che prodiga quotidianamente al fare le cose in cui crede, non ha una valenza universale. Cameron lo ha dimostrato, lo sta dimostrando. Lord Nutway, che è il suo braccio destro preposto all'attuazione concreta di questo progetto, sta dimostrando che questo si può fare. E egli dice che bisogna dare spazio alle comunità locali, alle associazioni, alle fondazioni, ai movimenti di varia natura, alla filantropia, per incoraggiare le risposte innovative ai bisogni. Egli dice che la responsabilizzazione è la strada. Si tratta di un grande cambiamento culturale, un progetto radicalmente riformista in cui le persone nella vita di tutti i giorni, nelle loro case, nei quartieri, nei posti di lavoro, cessano di rivolgersi ai funzionari, alle autorità locali, ai governi centrali per trovare la risposta ai problemi che incontrano e sono forti e libere di aiutare loro stessi e le loro comunità. Questo dice Cameron. Questo è la verità di ciò che deve essere fatto anche e soprattutto nel nostro paese. Big Society vuol dire comunità capaci di costruire nuovi edifici scolastici, vuol dire servizi capaci di formare lavoro, vuol dire fondazioni che aiutino i criminali a riabilitarsi. Cameron sottolinea come per anni è esistito un assunto in base al quale il cuore dell'azione governativa, e cioè la gestione, fosse fatta dal centro. E nell'ultimo decennio molti dei problemi sociali più pressanti sono peggiorati in Inghilterra e non migliorati. Si è avuto l'effetto di indebolire la responsabilità, l'innovazione locale e l'attivismo dei cittadini. E molti lavoratori del settore pubblico, un tempo motivati, si sono trasformati in soggetti disillusi e stanchi nelle mani del governo. Questo sistema ha trasformato vivaci comunità in tetri e inespressivi cloni da una parte e dall'altra. Questo dice Cameron. Questo è quello che vediamo noi nel nostro paese, quello che vediamo nella nostra città, quello che noi ci accorgiamo quotidianamente nel nostro operare. Il dibattito è stato molto intenso. In Inghilterra il dibattito ferve, ovviamente, sebbene a mio modo di vedere anche il New Labour in qualche modo aveva un'idea che non era così concretamente attuata, aveva incominciato a pensare in maniera diversa. E noi l'abbiamo captata, l'abbiamo importata, ne abbiamo fatto tema di questo famoso convegno di cui ho già parlato, il 25 novembre del 2010, con la presenza di Bill Emmott, di Luca Cordero di Montezemolo, di Francesco Rutelli, di Cornetto Burlò, che ringrazio anche per la sua presenza di oggi. Lui è la testimonianza vivente di ciò che il privato sensibile può fare per la società, di Giuseppe De Rita, uno dei più grandi sociologi italiani, di Michel Maffè-Solis e di Mauro Magatti, che è un uomo di una sensibilità notevole e viene dall'area cattolica, di quel mondo in cui effettivamente a cui dobbiamo la riconoscenza per avere in qualche modo avviato questo grande progetto nell'antichità. La rete delle imprese sociali sta portando le organizzazioni a occupare spazi economici trascurati dall'intervento pubblico oppure del tutto nuovo. È questo che dice Cameron, è questo che lui vuole che si realizzi. Io vorrei dire che noi forse dobbiamo a Cameron il riconoscimento del coraggio di avere tradotto in concreto ciò che da anni, da secoli noi coltiviamo all'interno della nostra società. Io ho detto in altra circostanza che la Big Society è nata in Italia. E non qualche anno fa, ma già nel basso medioevo, quando
quando le istituzioni ecclesiastiche, le corporazioni d'arte e mestiere, le confraternite, le misericordie, le IPAB operavano insieme per assistere i bisognosi a fare credito, a curare i malati, a realizzare le opere d'arte che sono poi diventate patrimonio dell'umanità. Le cattedrali non le hanno costruite i marziani, le hanno costruite questa gente di cui io faccio riferimento. Dopo Rosmini fu Sturzo, di cui ci siamo dimenticati, ad insistere sulla centralità della società civile e delle autonomie locali. Ma il tema non può essere confinato a questa sola matrice culturale, come dimostra il lavoro brillantissimo del politologo americano Robert Putnam, che addita le regioni del centro-nord come il modello di cultura civica diffusa. Da qualunque lato la si prenda, un punto appare chiaro. La vicenda italiana, la capacità della società civile di giocare un ruolo significativo, si attiva a livello locale. E i suoi soggetti sono, come ho detto, le famiglie, che è il più grande ammortizzatore sociale di fatto, le associazioni, da sempre dedicate alla socialità, e che più che mai alle fondazioni come la nostra, che ha rifugito il desiderio di occuparsi di banche, di avere come Groz le tube e le mani sulle banche, ma se ne è liberata in tempo non sospetto nel 2003, avendo un grande risultato economico, diventando di fatto la più ricca di tutte le fondazioni del nostro Paese e la più libera, e per questo la più avversata dall'attuale Ministro dell'Economia, il quale non accetta che appunto ci si possa non essere soggetti al potere statuale, ancorché la legge mi dice e la magistratura mi conferma che la mia inesistenza di partecipazioni bancarie fa assolutamente da corollario a quanto autorevolmente ha detto il ministro Ciampi, allora ministro del Tesoro: le fondazioni di origine bancaria che non hanno più partecipazione alle banche non sono più soggette al controllo, logicamente, del Ministero del Tesoro, ma sono soggette al controllo esclusivamente della Prefettura, come una qualsiasi fondazione. Questo il ministro non lo ritiene e ha fatto una legge ad personam della quale si pronuncerà la magistratura. Ovviamente questo è un paese in cui la magistratura in questa stagione non è molto sentita e le situazioni sono quelle che sappiamo. Cameron ha individuato tre elementi costitutivi del programma della Big Society per cambiare il modo di governare. L'azione sociale. Il governo non può restare neutrale, deve promuovere e sostenere una nuova cultura del volontariato, della filantropia e dell'azione sociale. La riforma dell'amministrazione. Liberarsi da una burocrazia centralizzata che spreca soldi e sostituirla con maggiore libertà ai professionisti, aprire il servizio pubblico a nuovi operatori come fondazioni, aziende private, imprese sociali, in grado da offrire più innovazione, diversità e responsabilità nei confronti delle domande pubbliche, rendere disponibili i dati gestiti dall'amministrazione, per controllare poi i risultati delle scelte politiche. Terzo, maggiori poteri alle comunità locali. Nuovi poteri per le comunità locali che possono gestire parchi, librerie, uffici postali, musei, sovrintendere al controllo del quartiere, creare club giovanili e quant'altro. Questa è la ricetta di Cameron che noi tentiamo di realizzare nel nostro Paese e non ci si riesce, perché ancora una volta mi trovo costretto a dire ciò che ho detto nell'altro convegno. Ho proposto al Comune di Roma di affidare ad una cooperativa sociale che noi aiuteremmo la gestione del centro storico degradato, imbrattato, divelto nei zampietrini, senza una panchina per anziani, senza un albero. E ad oggi, giorno in cui io parlo, nessuno ha risposto. E si fanno queste meravigliose manifestazioni dei sogni dei prossimi 20 anni e non ci si occupa dei problemi del domani, del problema dell'immediato, del problema della povera gente che oggi barcolla nelle strade con le buche e vive in uno stato di degrado. Questo è quello che noi vorremmo fare, lo vuol fare Cameron, lo sta facendo Cameron. L'Italia potrebbe farlo autorevolmente come, e non dico meglio, ma potrebbe farlo. In questa prospettiva di decentramento il governo inglese ha già individuato le aree in cui avviare la sperimentazione. Devoluzione fiscale, politica della strada, sviluppo dei servizi del trasporto locale, introduzione di un servizio nazionale del cittadino, creazione di cooperative, mutualità, charities,
creazione di una Big Bang con fondi provenienti dai conti correnti dormienti da almeno di 15 anni. Questo, gentile Lord, è l'unica cosa che noi non dovremmo fare, perché noi non abbiamo bisogno di mettere le mani nei conti dormienti di nessuno, non abbiamo bisogno di prendere soldi da nessuno, né dallo Stato, perché sennò sarebbe una contraddizione, né dal privato che dorme, perché i soldi noi abbiamo la possibilità di averli, li abbiamo, siamo in grado fecondamente di realizzare i migliori investimenti e dare le risposte in tempo reale a queste nostre esigenze. Questo consentirà alle comunità locali di gestire i trasporti pubblici, di fare la raccolta dei rifiuti, di conservare i parchi, di avere l'accesso alla banda larga, la presa in carico dei beni del vicinato, come può essere un pub, il coordinamento della pianificazione open source, la produzione dell'energia elettrica, cioè il cambiamento della società. Non è un sogno quello di Cameron. Cameron ha capito veramente che il mondo è cambiato. Ha capito che lo Stato non è più in grado di dare queste risposte, perché il welfare che è stato inventato, e lo ricordo, da un liberale in Inghilterra, Lord Beveridge, non è una produzione socialista come qualcuno ancora erroneamente crede, ma fu Lord Beveridge che inventò dalla culla alla bara un grande progetto di intervento nel sociale. Bene, quella epoca che oggi si perpetua con l'intervento di Lord Cameron, io non entro nella politica perché, come voi sapete, nel mio ruolo istituzionale e come cittadino io la politica la pratico nel segreto dell'urna, ma le mie idee sono note, qualcuno le conosce, ma nelle sedi istituzionali non devo esprimere giudizi se non di eticità e di valori. Ecco, questo tipo di intervento non è meno importante, ci si è accorti che lo Stato non ce la fa più. Nel nostro Paese abbiamo un deficit del 130% tra il prodotto interno lordo e il deficit e il debito che abbiamo all'esterno, nazionale ed internazionale. Questa è la situazione. Non si possono dare le risposte crescenti alle crescenti domande di risposte da parte della società che si evolve e le cui tematiche di carattere sociale e assistenziale si sono ampliate in maniera esponenziale, supportate molto spesso da diritti costituzionali inalienabili. Di fronte a tutto questo lo Stato non è in grado di farlo, non è in grado di farlo lo Stato, i privati hanno i problemi di uno Stato che non c'è e che non li assiste a risolverli. Poi vengono i fatti spot, come un grande imprenditore il quale interviene a risolvere un problema del Colosseo e lo fa gratuitamente, lo fa senza contropartite, ecco perché non faccio le distinzioni tra profit e no profit, l'intervento è significativo quando interviene là dove ci sono delle carenze. Ma la verità dei fondi, fondo è questo, è una constatazione oramai universale, ma è una classe politica che deve dare le risposte. E duole dirlo, ancora una volta, in questo Paese la classe politica non lo fa, non l'ha fatto, continua a non farla, è impegnata in altre avventure, in altri problemi, e quindi non si affrontano i problemi di questo genere, mentre in Inghilterra questo problema è stato analizzato in campagna elettorale, è stato attuato e viene attuato concretamente.